Tra pochi giorni, infatti, la città commemorerà il 22° anniversario dell'attentato di Via dei Georgofili e le sue 5 vittime. Una bomba scoppiò nel cuore di Firenze, perché Via dei Georgofili si trova proprio dietro gli Uffizi, vicino a Piazza Signoria. La bomba fece tremare la città, devastò l'antica Torre dei Pulci, fece 5 vittime, si portò via la famiglia di Fabrizio e Angela Nencioni, le loro 2 bambine, Nadia e Caterina, che aveva appena 50 giorni. Nel palazzo di fronte, in fiamme, si portò via lo studente Dario Capolicchio, che era ancora sveglio, stava studiando, stava preparando un esame. In questi anni i processi hanno condannato quell'atto di terrorismo mafioso, hanno condannato gli esecutori, hanno condannato i mandanti di Cosa Nostra, ma la vicenda processuale non è ancora conclusa. Facciamo un applauso ai tanti magistrati che hanno lavorato su queste inchieste. Ricordiamo Gabriele Pilazzi, che non c'è più. E ora ricordiamo un magistrato che ha legato il suo nome a queste 2 città, a Firenze e Palermo, ed è il giudice Antonino Caponnetto. Le nostre città sono legate anche dalla sua vicenda umana e professionale. Il giudice Antonino Caponnetto, che da Firenze tornò a Palermo per fondare il Pool Antimafia dopo la morte di Rocco Chinnici. Ma quando la Cosa Nostra uccise in Via D'Amelio il giudice Paolo Borsellino, 2 sentimenti contrastanti lo attraversarono: prima la disperazione, lo scoramento, e poi la speranza, la voglia di continuare, la determinazione che gli regalò proprio l'applauso dei giovani di Palermo il giorno dei funerali di Borsellino. Rivediamo e risentiamo le sue parole. Però c'è assolutamente speranza per questa città. Perché è finito tutto, dottore Capolletta? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro. E qui con noi Elisabetta Caponnetto, che tutti gli studenti, ragazzi e ragazze conoscono come nonna Betta. Signora, ci ricordi quando suo marito decise di tornare a Palermo dopo la morte di Rocco Chinnici? Tornò a Palermo per aiutare i suoi corregionali, e quindi volle andare di persona a Palermo. Però quando andò non mi disse niente, e io lo seppi per radio. Naturalmente brontolai, e lui mi disse: ma tutti mi ringraziano di andare laggiù, te solo brontoli. E dico io, ma ti devo anche ringraziare allora? Mi lasciava a Firenze con 3 figlioli e un nipotino di 1 anno. E quindi le minacce sono arrivate come hanno voluto, e fino alla corona dal morto ho trovato appoggiata al cancello del giardino, perché anch'io ero tra quelli che dovevano. Solo che poi lo Stato ci ha messo la scorta, tutta la casa mia trascinata con i carabinieri in cima e in fondo. E così è stata la mia vita. L'applauso per la signora Elisabetta Caponnetto, l'applauso per lo Stato Atletico di Firenze, per noi che abbiamo la studente, che sono qua. Firenze chiama Palermo. E Palermo risponde con un'altra domanda per la signora Caponnetto, perché ci teniamo a sottolineare l'impegno che suo marito portò avanti, impegno civile, costante, quotidiano. Sì, signora, se le chiedevano da Palermo se ci racconta l'impegno civile di suo marito, l'impegno nelle scuole con questi ragazzi che oggi sono qua. Dunque, quando tornò da Palermo, tornò a Firenze, lui aveva giurato
sulla, dopo la morte di Borsellino, che sarebbe andata a parlare con le scuole di Falcone, Borsellino e di, e cominciò a chiamare subito Falcone per fare il pool, chiamato il pool antimafia. Dopo Falcone chiamò Borsellino, poi chiamò Di Lello e Guarnotta, e loro cinque lavorarono sempre di buon accordo, non ebbero mai nessun momento di disaccordo, perché il nonno Nino era tanto preparato come costituzione, come regole. Diceva però ai ragazzi, quando si deprimevano perché una cosa non riusciva, allora era solito dire: ragazzi, lasciate aperto l'oblò della speranza, anche quando l'oceano è cattivo e il cielo si è dimenticato di essere azzurro. Quindi il nonno non ammetteva che i ragazzi si perdessero su delle difficoltà. Il giudice da Cornetto amava la musica e ricordava con queste parole una canzone di Bob Dylan. Grazie Federico Monetti, grazie alla signora Caponnetto. Noi torniamo a Palermo, ci ha raggiunto l'onorevole Rosibildi, presidente.